Dunque, mi sembra che questo studio, così come adesso intende svilupparsi, parte appunto da una evoluzione che i dati stessi stanno seguendo e cercano di, diciamo, migliorare sempre di più sugli aspetti appunto della salute. Quindi il discorso che diciamo la cui importanza maggiore è quella delle centrali geotermiche, oggi si estende molto di più anche agli effetti, ai fattori, diciamo, combinati, che strettamente legati ai fattori naturali. Lo dico questo da residente a Bagni San Filippo, zona del comune di Castiglione d'Orcia, che non rientra nel perimetro delle aree geotermiche sud. Ma credo che questo errore, alla luce dell'intento di questo studio, debba essere corretto. Cioè l'area geotermica sud è un ferro di cavallo, 8 comuni, non si capisce perché non debbano essere 10, di cui aggiungere quelli che sono nell'interstizio che manca, Castiglione d'Orcia e Seggiano. No? Questo perché? Perché lo stesso comune Castiglione d'Orcia di recente, pochi anni fa, ha incaricato la facoltà di Firenze di geologia a seguire e supportare. A maggior ragione oggi che è l'Unione dei Comuni che si dovrebbe occupare in modo... Non capisco perché la parte in particolare della montagna, della Miata, del comune di Castiglione d'Orcia, non faccia parte dei rilevamenti, a fronte del fatto che molte modifiche hanno costretto il comune stesso di intervenire su certe modificazioni. Hanno riguardato in particolare Bagni San Filippo, che fra l'altro è un nodo di grande frequentazione sempre di più oggi, ma che è impreparato a ricevere questo sviluppo. Quindi le frazioni Bagni San Filippo, Campiglia, Montieri e con l'annesso Montieri, ma anche Vivo d'Orcia, gli aspetti del rapporto dell'acqua termale e dell'acqua corrente, acqua naturale, sono sempre più interconnessi. Venite a Bagni San Filippo e vi spiegheremo in quanto. Noi abbiamo più di un geologo che si sta occupando, ma qui ci vuole anche un aspetto sanitario, ma non che interviene per fare l'ordinanza, no, perché per capire e soprattutto quindi anche nella rilevazione, un monitoraggio con, attraverso i dottori, diciamo, eccetera, che hanno questi valori, ritengo che debba essere modificato il perimetro dell'area della Miata Sud. Dunque, in estrema sintesi, che la ringrazio, in realtà noi, non l'avevo detto per tutti, noi in realtà stiamo monitorando tutti i comuni, non solo questi della Miata, e quindi sono sotto osservazione anche quelle, perché i medici di medicina generale che lavorano con noi hanno assistiti in quelle aree lì, anzi ci serviranno a estendere i confronti con quei comuni limitrofi che geotermici non sono, ma che hanno problemi sanitari. Alcuni di questi comuni hanno problemi sanitari superiori a quelli della Miata, sono nella zona delle colline metallifere e sono nella zona delle città. Per cui raccoglio volentieri l'invito e colgo l'occasione anche per dire che l'osservatorio, che sarà aperto nei giorni che poi annunceremo dopo l'inaugurazione con il sindaco della sede fisica, ci saranno presenti le due persone, in giorni fissi, orari fissi, saranno aperte al pubblico e ci sono benvenute le segnalazioni di qualsiasi tipo di preoccupazione, che siano nell'area geotermica o anche fuori dell'area geotermica, in questa zona qui. Per noi è tutta la zona sud della Toscana che è oggetto d'attenzione. E questo rientra, scusi un attimo, questo rientra proprio nell'ambito dello studio, che c'è una problematica, si cerca di capire fino a dove, se e come geotermia, bonifiche minerarie, acque termali,
situazioni aleatorie. Quindi questo è uno studio completo, come si diceva prima, che valuta a 360 gradi. Non vada via. Bisogna le sue informazioni. Tutte queste cose vanno tenute assieme.